Vi ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, nuovo episodio della nostra partita in U4 con l'Impero Mongolo. Stavo guardando i video di Richard Benson e mi sono messo a ridere. Allora, dunque, dobbiamo fare che cosa adesso? Penso che sia giunto il momento di attaccare uno dei quattro pistolini. C'è anche Brasile. Great Britain. Ah, buono. Quindi tu sei alleato con Brasile, Verde e Naples. Allora, facciamo così, attacchiamo Verden e il Portogallo assieme. Così sono in guerra con l'Inghilterra dalla parte di Verden e il Portogallo è da solo e eliminiamo anche Venezia. Questo è il piano di oggi. Poi vediamo cosa riesco a rubare l'Inghilterra, che è grande 174. Se è il caso, la riduciamo ancora di un pochettino con il Brasile. Però voglio tenerla abbastanza grande da poterla annettere con una guerra e rubargli tutte le colonie. Perché sennò le cose diventano lunghe. Idem dovremo fare la stessa cosa con la Francia. Quando arriverà il momento. Poi ci sarà questa guerra non so più dirlo. Che farà da corollario. Corollario. Alleato con l'Andalusia. Va bene. Eliminiamo anche l'Olanda. Napoli, Francia, Portopollo. Sì, direi che questo è un piano che può funzionare. Allora, avviciniamo qualcuno a Verden. Giusto per fargli capire che le cose andranno male per lui. Non voglio assolutamente che ci sia la solita emorragia nel nord, quindi appena i soldi, qua facciamo questo. Ho finito tutti i soldi, come vedete, ho fatto altre costruzioni qui. Sempre queste. Vediamo quanto arriverà il guadagno e voglio vedere anche quanto spenderemo di colonie. Allora, qua. Questi di qui, perché dobbiamo scendere di lì dopo. Brasil. Taradananananana. Ok, sei qui, siamo qui e qui. Poi tu vai qui. Qua va bene, qui ci sei tu. Poi sulle isolette penso che non ci sia bisogno di andare, ma lo sappiamo solo vivendo. Finalmente, finalmente. Abbiamo la flotta! No, fammi capire. Quanto puoi essere stupido che mi rovina. Ah, no, è giusto, giusto. Ok, questo qua è l'esercito. Vai qua e poi andiamo lì. E qua dovrebbe funzionare tutto. E poi c'è ovviamente questo Brasile qua da prendere. Ok, la cosa fondamentale è preparare la guerra con gli English. Quindi, vieni qua. Qui in Olanda. Voi pure qua in Olanda. Qua il Dev l'ho portato a 35. Mancano 3 punti sostanzialmente. 35, 33. Quindi un punto militare e 2 punti diplomatici. 21 eretici. Potrebbe nascere a breve l'Italia. Ah, giusto, ho messo a fare. Avevo tre mercanti in più. Ne ho messo uno qua a fare collect e dovremmo prendere un bel po' di soldi perché abbiamo un 62%. Poi ne ho messo uno qua a fare transfer e anche uno qua a fare transfer. Qua in realtà non prendiamo quasi nulla, ma da qua sì. Erano soldi che andavano all'Inghilterra e invece vengono a noi, quindi dovremmo aver guadagnato ancora di più. Infatti siamo sopra i 3.000. Voglio vedere quando arriva l'ultima colonia. E abbiamo battuto questa. Dai, libera.
Molto bene. Dai, non ci posso credere. È una guerra al Brasile, tra l'altro. Perché ho accettato? Potevo tranquillamente starmene fuori. E rompere l'alleanza con la Francia. Perché ho accettato? Vabbè, in realtà essere in guerra con l'Inghilterra ci viene anche comodo. Però guarda qui. Ui! Bene. Allora, dichiara guerra questo. We are in the first month. Si sono tolto i pesanti inglesi. Ah! Fuggi! Fuggi! 54 navi pesanti. Andiamo dove vanno. Ah, non ho reclutato nessuno qua. Porca miseria. Ai. Poi magari mi dà qualcosa. Dubito. Tentare una nuoce, diciamo. E invece sì. Maledetto. Forse avrei dovuto rifiutare la chiamata. È una cosa che non faccio mai. Anche perché comunque devo rompere l'alleanza con la Francia. Non c'è un evento come Mental Dev ad Astrakhan, così, eh? Uè, un ammiraglio decente. Proprio quello che volevo. Give me. Allora, volevo controllare una roba qua. 298. Sì, quindi il prossimo sarebbe più... cos'è il prossimo quadrato? 7 per 7, 8 per 8, 64. Inizia a aumentare davvero tanto, eh? No, va bene così. Flotte. Dov'è l'altra? Questo delle flotte. No, ancora un'altra. E qua abbiamo 127 uomini. Va bene. 38.000. Allora, ma sono un botto di soldi. Cioè, che evento è che mi dà 38.000? Va bene, va bene. Non bisogna lamentarsi. Tu vai lì, grazie. Perfetto, ok, bravissimo. Questo vai qua, grazie. Perfetto.
Accidenti, cavolo di Francia. Una rivolta. Vabbè, vedere Amburgo prima. Dai, 42%, che palle. Dove cacchio è cosa? Ecco. Ok, mi ha preso Londra. Uffa. Dai, sta roba riuscivo a farla tranquillamente. Francesi. Accidenti. Mi sono forte. Perché Friesland è in guerra con l'Inghilterra? Ah, perché è alleata con la Francia. Eh sì. Ok, va bene. Ah, non c'è un cacchio da fare, benissimo. Perché ce n'è uno che non è... Ce li ho, 4, ho finito l'ultimo. Sono di uno scarso, ragazzi. Cioè, gli inglesi davvero, basta fare più navi e si distruggono ogni volta. E qua abbiamo preso tutto. Venezia, perfetto. Wow. Questa è più Olanda, grazie. Hai ragione, questa qui è la capitale dell'Olanda. Non mi faccio così schifo. Ok, perfetto, poi da qui, questo finalmente, grazie Cor, poi l'ho fatto, vai di lì. Che scemo, potevo perdere il manpower. Vabbè. Oh. Boom. Ah no, pensavo fossero i portoghesi. Cioè fossero gli inglesi. Cioè il risultato sarà lo stesso, eh. Thank you.
Italy! Oh, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo fatto formare l'Italia, che è il quarto great power. Cioè, ora c'è Naples, salirà in cima alla classifica, cioè arriverà qua, perché non può salire. Bene! Stand for Italy. Ok, poi ora che c'è? Non posso far pace separata. Spero che la guerra finisca presto. Sì. Un altro ammiraglio forte, bene. Perfetto. Cosa vogliono questi? Ah, va che qua c'è questo. Friesland, però in guerra dalla mia parte. Maledetta. Accidenti, cavolo di Francia. Devo imparare a fare sta cosa, sbaglio sempre qui. Cioè, gli alleati, diciamo, scarsi. Cioè, scarsi, finali. Non... Devo cliccare questo tasto, in sostanza. Questo qui. Mi dimentico sempre di farlo, tanto abbiamo la trasta a 1 milione e mezzo. Avere una testa di ponte qui non è che faccia schifo. Qua non posso permettermi però di tenere questo qui ancora per molto. Dai, 64%. Verden. Werder Brema. Ok, vai lì. Tu vai di qui. Abbiamo vinto o perso da qualche parte. Qua mi sa. Ok, qua abbiamo fatto tutto. Facciamo così. Fin là. E poi dopo ci ragioniamo un momento. Qua vai a uccidere questo. Perfetto. Cavolo. Non volevo essere in guerra con l'Inghilterra, ma alleato della Francia contro il Brasile. Cioè, è proprio la cosa più inutile della vita. Tra l'altro, che guerra è? Nazionalismo. Quindi non mi daranno un cacchio. E una colonia finita, ok. Come l'ho fatto a fare il giro? Com'è possibile? Questo è il forte. Loro hanno 7 trasporti. Beh, sai cosa? Utilizzo il fatto che non sono una I e ti batto, facendo il giro da entrambe le parti. Eh? Eh? Non se l'aspettava. Questi sono tutti cavalieri banners. Vai. Senza senso. Devo tenere da parte i punti di che tipo? 1, 2, no, 1200 punti. Montgomery. Ah, se la sono ripresa. Allora, voi andate lì. E voi andate qui. Ok.
Non ci posso credere. Abbiamo unito tutto. Allora. Hamburger. No, poi cos'era? Questo. E dishwasher. Perfetto. Allora. Holland. Holland. E te sei... Atlantico. Tutto minuscolo. Atlantico. Yes. Facciamo il canale di Kiel. Che da 10 punti in Lega Oro. Tra l'altro dovrebbe essere iniziata la Lega Oro e dovrei partecipare. Cioè, penso che ci sto partecipando. Non lo so perché sto... Cioè, oggi che parlo è il 15 settembre. È il 15 oggi. Sì, 15. Quindi non so cosa accadrà, cosa sta per accadere. Qua ovviamente non voglio assolutamente mandare le mie truppe a morire in America del Nord. Questa cosa non ha senso comunque. Cioè, in realtà è un ottimo casus belli perché questo è tutto cultura francese. O vallona. Che quindi per lui equivale a quella francese. Cioè del gruppo francese, insomma. Diciamo. La corretta denominazione. Ok, qua andiamo a picchiare un po' di questi. Facciamo un paio di mesetti qui. Grazie. Ce l'abbiamo fatta con la Superior Tactics. Guarda, guarda. Ci corre incontro. Boom. Ok, qua non ce ne va proprio nessuno. Non mi devo finire la Siberia io, è più importante. Ah, ne ho finito un'altra, posso farne ancora. Dov'è che sono i coloni? Uno in viaggio. E l'altro Cat. Cat. Kit è morte. Perfetto. Tac tac. Manca questo, questo. No, hanno preso London. Ma allora questi qua hanno voglia di combattere. Sì, comunque con due eserciti a caso. Potremmo sfondare un po' di navi, così per divertimento. Però sono sulle coste inglesi, eh. Magari sulle morali. Vediamo come va. Allora, morale, vinciamo noi. Combat with quasi pari. E basta, poi non c'è nient'altro che conta per le navi. Probabilmente vinceranno loro, perché hanno pure... Beh, qua abbiamo rollato davvero bene, qua no, qua sì. 107. Ok, ne abbiamo affondato un bel po' di loro, hanno perso un sacco di morale. È una battaglia, cioè è inutile, sarebbe stato meglio non farlo ovviamente. Zero, che brutto. Abbiamo fatto l'achievement, hard branding, cioè, abbiamo convertito quella Trick Company sostanzialmente. Eccolo qua. Bene. No, vedete che perdiamo. Allora, tiri tiri, ne approfittiamo visto che mi serve qui. Sì, non è andata bene. Servono altre navi pesanti.
Ok. Ventiquattro giorni. Può tranquillamente aspettare. Sono entrambi in viaggio? Colonizzo in Cat. Ma Cat? Me l'ho tolto da Cat. Non è questa Cat. Cat. È questa. Ah, ok, recall. Posso fare questa? No. Questa sì però. Gellos, mi stai lasciando il buco, il border gore. Faccio Portobello. Allora, questi. Qui. Vabbè, però. Caracoglio, l'ho riuscito a sbarcare qua, bravo. Allora, tu ovviamente, la pace sarà così. Questo ovviamente no. Questo sì. Questo sì. Questo sì. Accidenti, pensate che questo robot poteva conquistare un bel pezzettone d'Inghilterra. Accidenti. California, here we go, diventerà la nostra colonia, giusto? Sì, quindi non si tocca. Questo è colonia, non c'è bisogno di toccarlo. Manca ancora qualcosa, oltre che Venezia. Manca ancora qualcosa, questa isoletta qui. Ok. Cerchiamo di finire questa cosa. Qua è una guerra assolutamente inutile. Dove sono arrivati tutti sti punti? Boh. Non cliccare, non cliccare. Cerchiamo di guadagnare più soldi. Legalismo, sì. Molto bene. Quindi posso richiamare a casa da qui che ci sta andando e qua ci sta andando. Tornate a casa, ne facciamo un'altra. Questa o magari riprendo a fare queste di qui, non lo so, perché poi ci sono pure tutte queste qua in Africa che ho rubato, che devono finire. In realtà sono finite tutte. Questa è francese. Sì, qua sono finite tutte. Allora tutte le mie colonie sono qua. 1, 2, 3, 4. Ne ho solo 4. Sì. Ah, no, allora finiamo qua, dai. Qua, se tutto va bene, continua l'Andalusia. Oh, qualcuno va lì. Boh. Allora, qua per occupare quello. Qua andiamo qui. Perché ci sono sui ribelli. Facciamoli già fuori ora. Proprio male, cioè, sentite lì, prendo qua. Ok, va bene. Dai, dobbiamo far fuori quelli di lì. Ok.
Caspita, questo episodio poteva andare molto meglio. Peccato perché la Francia si è fregato. Cioè, qua stiamo massacrando gli inglesi, che è un divertimento assurdo. Non so quanti inglesi abbiamo ucciso. Pazzesco. Ah, mi sto dimenticando di te. Pensavo di cavartela, no? Tubo di François. Te vuoi far pace separata? Potrei fare pace separata con gli inglesi. Così me ne esco con una tregua anche più corta. Potrei fare una cosa del genere. Potrei fare una cosa del genere. La guerra tanto l'abbiamo quasi vinta. Manca qui così. Tanto la Francia. Abbiamo una trust. Posso alzarla ancora. Anzi, facciamo così. Questo cosa fa? Meno 10. Chi se ne frega. Sì, facciamo un po' gli stronzi, dai. Ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio. Ora voglio spendere tutti i soldi per continuare a fare le colonial investment. Questi qua, insomma. Perché non c'è questo? Cosa è successo? Ah, ma ce n'è uno in più! No, fermi tutti. Questo che cacchio è? Oh, ma non sapevo ce ne fossero 5, cioè 5 categorie. Non lo sapevo davvero. No, è fortissima sta roba. Wow, ero assolutamente convinto fossero solo 4. Non so se l'avete scoperto anche voi oggi qui con me, o lo sapevate già. Pazzesco. E no, allora devo rifarli tutti. Vabbè, dai, ci salutiamo qua, ci vediamo al prossimo episodio. Farò la pace separata con loro perché mi hanno rotto. E conquistiamo tutto il Portogallo, tutta l'Inghilterra. Tanto il Portogallo non può più entrare nessuno che siamo sopra 25. Tutto quello lì. Tregua ridotta con loro. E poi potremmo, però, prima di fare la pace separata, attaccare l'Italia. Gran Bretagna, Friesland. Che però è alleato con me, quindi sostanzialmente sarebbe una guerra in solo contro l'Italia. Penso che farò così. Attacchiamo l'Italia adesso, ragazzi. E fra poco, poi però, finita la guerra con l'Italia, pace. E spero duri poco, ma non dovrebbe durare tantissimo, perché insomma, sfonderò tutti i forti. E poi iniziamo l'annessione di questi qua. Così dichiaro una guerra all'Andalusia con la Francia. Tra l'altro, se dichiaro guerra all'Italia, forse tu entri, però prima devo finire questa guerra qui, questa qua e questa qua, queste due. Questa qua non conta perché l'hai chiamata tu. Va bene, dai, proviamo a farlo. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.